oggi Progetto Benessere è in trasferta. Ci troviamo a Schio e nello splendido negozio di Clara, che è qui con noi, Arte Casa 2000 in Galleria Landshut, e abbiamo una presenza ormai ben nota sulla nostra web TV, che è Rosanna Fraporti della quinta stagione di Vicenza. Allora, queste due belle signore quest'oggi come mai sono insieme? Adesso lo andiamo a spiegare. Creeranno e ci dimostreranno la bellezza di un oggetto da donare, da regalare in occasione appunto di un battesimo, un matrimonio, una qualsiasi cerimonia che vogliamo rendere speciale, e come fare per avere la nostra bomboniera realizzata anche a mano, volendo, con un oggetto che comunque rimane nel tempo. Allora, buongiorno. Buongiorno. E partiamo da Clara. Da Clara. Clara, allora, tu hai delle cose magnifiche, un po' di tutte le taglie. Raccontiamo un po', cerchiamo di recuperare un po' questa bella cosa che è regalare un oggetto in un'occasione speciale. Importante, certo. È l'occasione per ringraziare gli ospiti che noi invitiamo al nostro ricevimento, una nostra festa, e quindi dargli un segno di riconoscenza e di stima verso la persona che ci ha fatto compagnia e ha festeggiato la nostra ricorrenza importante. E con questo si può appunto creare una bomboniera, un oggettino da offrire in ricordo, che sia una cosa riutilizzabile, che sia facile da riutilizzare, che non sia eccessivamente costosa o anche costosissima, dipende un po' anche dopo dal numero delle cose che uno deve fare. E con una selezione molto, molto particolare rispetto all'oggettino che si compra in serie illimitata. Non è sempre vero che per farsi ricordare ci voglia un oggetto di grandi dimensioni, a quanto mi pare di vedere. No, assolutamente, può essere tranquillamente un sottopentola che si utilizza tutti i giorni in cucina, sotto una teiera in tavola, può essere una coppia di posate da insalata, una paletta torta, per esempio, molto sfiziosa, delle ciotoline portabombo, un portabiglietti. Gli oggettini sono veramente tantissimi, molto curati, molto sfiziosi, e dopo eventualmente molto ben confezionati anche magari con le nostre mani. Esatto. E allora qui entra in campo Rosanna. Come possiamo rendere ancora più sfizioso, ancora più carino, ancora più bello un oggetto che andiamo appunto a regalare in una fase di una ricorrenza, che poi possono essere le più varie, perché andiamo dal battesimo al matrimonio, eccetera. Certo, come diceva appunto Clara, per esempio un oggetto come questo, che può essere un timer, può essere utilizzato in questo colore per un battesimo, per un bambino, con una confezione un po' alternativa, diciamo, rispetto alla solita scatoletta con il nastro che siamo abituati a vedere, rendendo la cosa più accattivante già dal punto di vista della confezione. Quindi una persona che volesse fare questo tipo di percorso viene qui, si sceglie magari l'oggettino, esatto. Dopodiché però deve parlare con te, che puoi realizzare la confezione, o altrimenti... Oppure l'alternativa è quella di riuscire a confezionare da sé l'oggetto. In questo caso io farò un corso personalizzato agli sposi, oppure può venire con la sposa la mamma, la sorella, la cugina, qualcuno che la vuole aiutare in questa esecuzione, avendo così anche la soddisfazione di realizzare da sé la confezione della bomboniera. Questi corsi possono essere tenuti qui in negozio da Clara, su appuntamento, in orario anche da stabilire in base anche alla necessità di cliente. Necessità del cliente, certo. Vuole venire di sera, di sabato. Di mattina, non lo so, è differente. È differente perché naturalmente è una personalizzazione. In quel caso l'oggetto verrà confezionato seguendo lo stile degli sposi. Certo. Qui abbiamo degli esempi. Questa busta contiene una cosa molto simpatica. Si sfila il nastrino. E tutta questa composizione è stata creata da te, sì, diciamo, perché sembra è talmente perfetta che sì, può indurre. Però sono in grado di garantire il risultato a chi viene a imparare. Questa confezione contiene, per esempio, questo carinissimo oggetto che ha selezionato Clara, che è un imbuto di gomma. Di gomma salva spazio. Beh, bellissimo, bellissimo, è anche un'idea originale. Oppure in una confezione come questa possiamo mettere praticamente anche un piattino per la bustina del tè, che io trovo molto carino. Molto, molto. Questo è un sale e pepe,
confezionato in modo, vorrei dire, un po' più minimalista. Sì. Un po' orientale, volendo, sì. Anche perché il sasso comunque, certo, è un po' più stilizzato, sì, per esigenze differenti. Oppure possiamo vedere un oggetto come questo che viene confezionato dentro una busta, così. Questa è la chiusura. Molto bella. E dentro contiene questo carinissimo porta messaggio, foto, oppure, esatto, potrebbe essere una ricetta che si sta cucinando in maniera, certo, bella visibile. Oppure questa ciotolina fatta a forma di cuore, riempita magari di confetti un po' particolari, ce ne sono adesso veramente di molto, sì, buoni, e anche qui diventa una cosa particolare. La decorazione del cuore ovviamente potrebbe essere fatta in vari modi. Oltre alla confezione dell'oggetto, noi proponiamo anche eventualmente il sacchettino per i confetti, perché non per tutti si fa l'oggetto, sì, bomboniera. Questo, per esempio, è un porta confetti. Quanto tempo prima una sposa, piuttosto che, non so, una mamma per il battesimo del proprio bambino, oppure chi deve magari festeggiare, come dicevamo, le nozze d'argento, ecco, quanto tempo prima si devono muovere? Per, facciamo un discorso un po' standard, certo, per avere il loro oggetto scelto, curato, con la bomboniera confezionata come si deve. Allora, ovviamente dipende dal numero di oggetti che devono fare, perché una nozza d'argento piuttosto che un battesimo sarà generalmente un numero limitato. Sì. Se il numero è elevato di bomboniere, è tutto in proporzione al numero, sì, e al tempo che le persone possono dedicare. Quello che posso consigliare è che se uno ha questa intenzione, conviene partire il più presto possibile. Se della cosa dobbiamo occuparcene noi, la tempistica ideale sono 2-3 mesi prima, almeno, minimo. Poi ricordiamo una cosa, perché sempre in ambito di bomboniere, le cose più piccoline vanno regalate agli ospiti, dopo però se uno ha naturalmente il regalo ai testimoni, allora i genitori, si dovrà ideare qualcosa di, allora di si diverso, pensa magari a qualcosa forse un po' più importante, forse un po' più selezionato, però anche lì si trovano molti oggetti. Su cosa ci si dirige adesso per i testimoni? Ma siamo ancora sempre col vaso di vetro? Piace sempre molto il vaso, perché si ritiene che abbia una collocazione d'onore in casa, sì, ecco, sì, però c'è la coppia di tazze particolare, la coppia di calici che rappresenta la coppia che si è sposata. Ah, vediamo qui anche un altro oggetto molto particolare. Sì, questa è una coppia di reggilibri in plexiglass che rappresenta proprio la coppia che si unisce, per cui è anche molto caratterizzante dell'evento che noi andiamo, sì, a altamente simbolico. Bellissima, messa su una libreria per reggere dei libri. Abbiamo visto veramente degli oggetti splendidi, ottimamente confezionati. Quello che è il messaggio essenziale poi di Clara e Rosanna è quello di affidarsi a delle persone competenti che vi aiutano nella scelta dei materiali, nella scelta della realizzazione, anche perché, ripeto, affidandosi a delle persone competenti spesso si arriva a risparmiare sul nostro budget, che non è cosa da poco. Grazie Clara, grazie a voi, grazie a Rosanna, grazie a voi. Vi salutiamo appunto d'Arte Casa 2000 a Schio in Galleria Landshut, sì, e visitate il sito di Rosanna, che è il nuovo sito tra le altre cose, sì, www.laquintastagione.net. Benissimo, grazie, a presto. Grazie a voi.